Mister Alessandro Dal Canto, la giornata perfetta, una bella partita, risultati ottimi dagli altri campi. Sì, ci è tornato indietro alla fine un po' qualcosa che avevamo lasciato per strada magari le partite precedenti. Noi eravamo preoccupati esclusivamente a fare quello che ci competeva, poi è normale che, come ho detto nelle ultime settimane, non lo determinavamo noi l'esito finale perché dipendevamo dai risultati degli altri. Oggi, a dispetto di qualche altra occasione, ci è andato tutto dritto e comunque mi sento di dire che alla fine il quarto posto che ha ottenuto la squadra è un risultato strameritato. Alla fine è un'annata dove abbiamo fatto il record di imbattibilità in casa, abbiamo fatto 64 punti, una squadra che ha giocato sempre delle buone gare. È la settima vittoria in trasferta, credo che facciamo, sono tantissime. Trovo pochi appunti da fare ai giocatori. Ora ci godiamo 2 giorni di riposo e alla fine ci siamo guadagnati la possibilità di giocare un secondo turno in casa con 2 risultati a favore e tenteremo di fare il massimo che potremo fare per tentare di raggiungere un obiettivo storico. Ripeto, come avevo detto in conferenza stampa prima della gara, il playoff va affrontato per tentare di andare in Serie B, non per partecipare e fare bella figura, perché di quella oggi, con oggi abbiamo finito quella bella figura, dal prossimo turno abbiamo l'esigenza di andare a tentare di fare un'impresa. Comunque oggi la figura è stata ottima, la squadra ha interpretato benissimo la partita fin da subito. Sì, sono partite difficili da giocare perché tu in campo ti devi preoccupare di fare quello che devi. Con Orecchio siamo a Chiavari prima, a Siena poi, a Olbia Eh pure. sì, anche noi. Poi uno sospetta che comunque a Pistoiese non c'è niente da giocare, allora magari, e invece magari nel calcio non esiste. L'Olbia è la dimostrazione più lampante di che è successo. E allora può diventare un complicato per i giocatori. L'unica cosa che ci eravamo raccomandati tra di noi era di concentrarci solo su quello che dovevamo fare senza pensare agli altri, perché sennò avremmo disperso energie dove non abbiamo necessità di doverlo fare. Quindi sono stati bravi, faccio i complimenti. Ecco, è strameritato questo quarto posto, lo voglio far ripetere, anzi te lo voglio far ripetere, insomma, abbandoniamo i convenevoli, dai. Sì, ma ti ripeto, io sono principalmente contento per i giocatori perché hanno ottenuto un risultato eccezionale per come siamo allestiti. Domenica scorsa con Gozzano schierai 5 ex Primavera dell'anno scorso e 3 giocatori della Serie D. Io penso che abbiamo fatto un grande campionato, però ripeto, ora va girata pagina e non vogliamo fare la comparsa, poi se la squadra che incontreremo sarà più brava di noi, stringeremo la mano, però tenteremo che non sia così, quindi abbiamo grande voglia e grande entusiasmo andare a incontrare l'avversario che avremo il playoff. Quindi Chiambretti diceva comunque vada, sarà un successo, ma diciamo che la filosofia deve essere un'altra. Sì, ma questa lo era pure durante il campionato, nel senso che vi dissi durante il corso delle partite che sono contento che abbiamo ricevuto apprezzamenti su quello che abbiamo prodotto, poi però conta l'efficienza di quello che si fa. Se quello che produciamo è bello e pure efficiente, come è stato durante il corso di quasi tutta la stagione, se no 64 punti i ragazzi non potevano averli fatti. Siamo contenti. Oggi abbiamo la consapevolezza che siamo una squadra che durante il corso del campionato ha dimostrato di poter giocare con tutti, ma di poter fare cose buone e cose meno buone contro tutti, quindi dobbiamo stare concentrati, ripeto, e essere convinti di poter centrare un grande obiettivo. Ecco, mister, innanzitutto complimenti per il bel lavoro, anzi, ottimo lavoro ha fatto l'Arezzo, ma si Grazie. aspettava forse una Pistoiese diversa da quella vista quest'oggi. E il resto dell'eterno discorso che le partite vanno per gli episodi. Al primo soffio abbiamo fatto gol, al secondo soffio, secondo tempo abbiamo rifatto gol e abbiamo ammazzato qualsiasi velleità. Nei primi 20 minuti la Pistoiese ci ha creato grossi problemi, abbiamo concesso troppo, secondo me, e questo è per il motivo che dicevo prima, nel senso che quando vai subito in vantaggio in una partita che non c'è niente da dire per gli altri, diventa complicata dal punto di vista mentale gestirla. Pensi che gli altri comunque non ti creino fastidi, invece i fastidi ce li creano perché i giocatori buoni ce l'hanno pure loro, e alla fine sono stati bravi comunque i ragazzi a portarla in porto. Ecco quanto sono contato.